subito, diciamo così, che è arrivato l'allarme, è arrivata quindi subito una pattuglia della polizia locale insieme ai vigili del fuoco. Quindi, avendo capito le difficoltà che c'erano nell'imminenza, si è cercato subito, ecco, di evacuare e far allontanare quanto prima le persone, specie all'interno delle abitazioni e all'ufficio postale, che era quello più prossimo alla rottura. E da lì, avendo capito poi la problematica, piano piano sono arrivati quindi più operatori, con l'ausilio anche delle forze di polizia, per poter quindi allontanare le persone, perché parliamo, ecco, era quasi una settimana fa, era mezzogiorno e mezzo, quindi massima circolazione e soprattutto anche molti autobus, quello un attimo ci preoccupava. Quindi prima è stata fatta una deviazione proprio su quest'area di intersezione, poi è stata chiusa, diciamo così, una perimetrazione più ampia, la rotonda Torquati, questa, diciamo così, questa via Annibali, e nella parte dove vi è, ecco, Riefergome, l'altro datore. Questo siamo riusciti quindi a delimitare la viabilità e a far allontanare il più possibile le persone. Fino a quando è arrivata poi l'Italgas, è iniziata la serie di attività per porre ulteriormente in sicurezza in quella fase specifica, quindi, diciamo così, priorità alle persone. Quando si è iniziata poi a capire la situazione e quant'altro, e avendo capito magari la causa, da cosa potesse derivare, abbiamo, diciamo così, una parte, una liquida del nostro personale polizia locale, guidata dal sostituto commissario Feligiano Nicola, ha poi gestito la fase quindi di accertamento per i rilevamenti di carattere amministrativo e penale. In quel fatto specifico stiamo facendo degli approfondimenti, poi lo stesso darà ulteriori indicazioni. Così, diciamo così, l'ente locale si è mosso sia alla fase quindi repressiva per la problematica di viabilità e poi anche di tutela per quanto riguarda tutti i cittadini, tanto che sono venuti, diciamo così, oltre all'assessore Paolo Renna e ai servizi sociali, con il progetto Prince si è un po' attuato sul posto per dare assistenza alla popolazione. Devo dire che tutta la macchina comunale chiaramente è accorsa, perché dalle prime ore, diciamo così, è avvenuto mezzogiorno e mezzo, tutto il pomeriggio per organizzarci. Abbiamo poi creato un punto di prima accoglienza che si trova vicino alla rotonda del Bar Torquati e nell'area lì in piazza Salvo d'Acquisto, per far sì che le persone che poi, come è accaduto, che sono tornate dalle loro attività di lavoro, scolastiche e quant'altro, hanno poi condotto comunque sia a poter avere un'assistenza. E quindi lì c'era, ecco, sia cibo, alimentazione e quant'altro, e poi anche dare un ristoro, oltre che, diciamo così, di alimentazione, anche psicologico, tanto che abbiamo poi dovuto, diciamo così, creare dei posti, diciamo così, tramite servizi sociali, di mandare nuclei familiari verso B&B, hotel o, diciamo così, per avere un'accoglienza per la notte. Consideriamo pure che parliamo di una quantità di persone che è stata evocata, che ha toccato un picco di 27 persone e 11 nuclei familiari, con persone che avevano anche dei disagi di una certa tipologia, o anziani, che comunque abbiamo soccorso anche sotto l'aspetto psicologico, che è quello che magari nell'immediatezza di far allontanare subito le persone c'è anche questo impatto emotivo particolare. Per quanto riguarda il primo intervento che è stato svolto dalla polizia locale, ci siamo occupati principalmente della cristallizzazione dell'area e dei fatti che sono avvenuti, quindi sono stati sottoposti a sequestro dei mezzi operanti, delle ditte che stavano operando. E in questo caso ovviamente tutto è utile alla ricostruzione di eventuali reati che sono in fase di accertamento dal punto di vista penale o amministrativo per violazioni amministrative, quindi è stato importante porre sotto sequestro i mezzi in quanto qualsiasi elemento potrà essere utile alla ricostruzione di quanto accaduto. Seguito dell'ulteriore ordinanza che è stata divulgata ieri, praticamente è stata in parte ristretta la zona rossa, concedendo quindi il rientro nelle abitazioni da parte dei residenti e anche per i vari opifici che erano rimasti, diciamo, esclusi. È stata ridata la corrente, energia elettrica a tutte queste abitazioni. Oggi questi abitanti hanno potuto riprendere possesso appieno delle proprie abitazioni in sicurezza e controllando il tutto. Considerate che adesso comunque sia è fruibile, tramite questo restringimento, è fruibile chiaramente sia l'arrivo dei residenti presso le abitazioni, sia l'ufficio postale, le altre attività commerciali, il bar che troviamo, ecco, nelle zone, diciamo così, che possiamo vedere. E questa forma comunque sia di chiusura deve comunque rimanere, perché
ci sono stati aperti ulteriori, diciamo, siparchi al di sotto della sede stradale per far sì quindi che tutto questo metano che si è impregnato al di sotto nelle fognature e quant'altro possa poi uscire. E questo è quello che abbiamo cercato un po' di gestire anche nell'immediatezza. La chiusura ha permesso l'apertura sia dei tombini, tutti quanti legati togli e quant'altro, ma anche la creazione di perforazioni è stata fatta dall'Italgas nell'immediatezza per farlo fuoriuscire. E questo è stato, ecco, uno dei motivi per i quali abbiamo, ecco, organizzato anche i servizi H24 nell'immediatezza dell'emergenza fino ai giorni a seguire. Noi stavamo qui come sempre al lavoro e c'è stato, prima sono arrivati i vigili del fuoco, poi sono entrati, c'erano molto gas all'interno e ho detto di chiudere dicendo che forse un paio d'ore di chiusura doveva passare. Invece una settimana e siamo qua, dopo una settimana. E avete riaperto oggi? Sì, oggi, perché fino a ieri sera non c'era l'energia elettrica praticamente, fino alle 4:30. Tranquilli così, diciamo, e ancora dicono i vigili del fuoco che ci sono ancora delle sacche di gas sotterranee, però dovrebbe essere risoluzione, speriamo. Oltre alla chiusura e alla settimana, tutto questo sacco qua e tutte le derrate che avevamo pronte, tutti i rifiuti alimentari che abbiamo dovuto gettare praticamente.